Dopo oltre un ventennio, il Palaghiaccio di Bormio ritorna ad essere centro tecnico federale delle nazionali azzurre di short track. Le junior, allenate da Nicola Rodigari, che già da 2 anni hanno scelto Bormio come quartier generale. Le senior, guidate da Assen Pandov e Ludovic Mathieu, che da oggi affiancheranno i colleghi più giovani, dicendo addio a Courmayeur, affinché la crescita sportiva insieme abbia consistenza. Mercoledì la cerimonia di scoprimento della targa, che sigla il prestigioso riconoscimento. Presenti i vertici della Federghiaccio, le istituzioni locali, Oscar Cola e Naide Falcione, rispettivamente presidenti di Bormio Servizio e di Bormio Terme, nonché il patron del ghiaccio, Diego Urbani. Orgoglioso, il sindaco di Bormio accoglie la federazione e i numerosi atleti, radunatisi per l'occasione con un bentornati. Avere qui il centro federale di short track, dice, è una cosa importante e che senz'altro fa piacere. Siamo a disposizione per offrire tutto quanto possa essere utile ad atleti e squadre per raggiungere i più importanti traguardi sportivi. Hanno svolto un lavoro eccezionale, la struttura si vede com'è, hanno fatto i complimenti per come è realizzata e quindi è solo motivo di grande soddisfazione. Ad Andrea Gioss, presidente della Federghiaccio, piacciono le nuove barriere mobili posizionate l'anno scorso per aumentare la sicurezza in pista e vuole portare qui tante squadre straniere. Bormio è terra di passione per lo short track. La grande parte degli atleti della nostra nazionale, e i più bravi devo dire, sono cresciuti nella società Bormio Ghiaccio. Possono diventare esempio per chiunque frequenti Bormio. Abbiamo dei servizi straordinari, abbiamo una buona relazione con la società locale e con l'amministrazione comunale e uno stadio di ottimo livello. Noi vogliamo essere qui per integrarci con la comunità, per collaborare con le associazioni di categoria, per creare un volano anche economico. Palpabile l'emozione del neo presidente della Bormio Ghiaccio, Michele Cola. Il centro federale richiederà di certo un maggiore impegno. Sicuramente sarà motivo di stimolo per loro poter vedere i loro beniamini nel palazzetto del ghiaccio, vederli allenarsi e puntare a diventare come loro.